rullo di tamburi. Siamo in questo deposito e abbiamo rinvenuto un vecchio autocarro che ha fatto la storia del trasporto italiano. Un vecchio OM Leoncino. Questo mezzo nasceva nella prima versione negli anni 50 e continuò a essere prodotto fino agli anni 70. Guardate il logo M, stupendo, un'opera d'arte. Si alzava per poter aprire l'anteriore. Doppio termocristallo. Questo non è ovviamente il primo modello, perché adesso vedremo le caratteristiche. Le cilindrate furono portate dai 3 quasi ai 5.000 di cilindrata e fu il primo autocarro della serie zoologica degli OM. In futuro ne vedremo altri. Guardate che bello. All'interno è anche ben conservato. La luce purtroppo d'inverno con noi appassionati non è un buon periodo, è solo un buon periodo per la poca vegetazione, ma per il resto poca luce, poche ore di luce e sole fastidioso. Guardate con questo cassone che non so dirvi, ma probabilmente dovrebbe essere originale, fondo in ferro, pianale in ferro. Guardiamo sotto cosa riusciamo a vedere. Io di camion me ne intendo relativamente, mi piacciono molto, ma lascio la parola agli esperti. Veramente un mezzo che merita. Giace qui da molto tempo, ma è ancora in condizioni quasi eccelse, con le sue vecchie targhe nere, i fai originali. Veramente un bel mezzo, un bel mezzo che non è facile trovarli ancora in giro. Di fianco vediamo un vecchio carro, anche questo in vendita, si presume. Stupendo. Come dicevo, comunque la OM presentò il primo modello della serie zoologica, il Leoncino, con una portata di 12 quintali. Guida ovviamente a patente C perché supera le 35 tonnellate. E fu anche prodotto e importato in Svizzera dall'azienda Sauer, con cui collaborava, e non aveva listino un mezzo di queste dimensioni e con queste prestazioni. Anche in Francia fu importato e venne prodotto in moltissimi esemplari e fu uno dei veicoli trainanti della ripresa economica italiana. Ripeto, chiedo scusa per la cattiva luce. Veramente belli i camioncini autocarri OM. Stupendo. Fantastico. Per altri video come questo iscrivetevi, lasciate like e commentate. Un saluto a tutti.